L'EFREM è un acronimo che sintetizza un programma molto ambizioso, poderoso, il più grande programma internazionale navale europeo. In pratica i francesi e gli italiani hanno concordato di sviluppare un'unità navale con un requisito operativo comune e questo ha consentito di raggiungere livelli di tecnologie molto avanzate a costi contenuti, vista la scala, perché di queste navi ne verranno fatte molte e altre verranno forse vendute ad altri paesi. Molto c'è da fare ancora, non sono navi che possono essere acquisite tutte contemporaneamente, sarebbe anche un danno perché così come le acquisiamo contemporaneamente nello stesso anno dovrebbero andare in pensione, invece spalmare negli anni la costruzione delle navi vuol dire avere sempre un numero sufficiente di unità abbastanza nuove per affrontare i nostri compiti. Noi abbiamo apparati molto sofisticati che in certi momenti sono indispensabili per salvare la vita dei nostri marinai, ma se li impieghiamo 3 giorni all'anno queste diventano spese assolutamente inaccettabili. Se quella TAC può essere utilizzata anche per un cittadino di Taranto che magari dovrebbe aspettare 5 mesi, sicuramente siamo più soddisfatti. Dual use vuol dire protezione civile, vuol dire ricerca, vuol dire università, vuol dire comunicazione, vuol dire archeologia, vuol dire salute, vuol dire medicina, vuol dire ospedali, vuol dire impiegare le nostre capacità non solo nel momento nel quale è richiesta una capacità bellica, ma impiegare le stesse capacità a favore del nostro paese. Questa nave il 29, cioè domani mattina, appartiene all'operazione Mare Nostrum. Normalmente noi abbiamo dalle 4 alle 6 navi a secondo del momento, della situazione, del numero dei migranti in mare. Mare Nostrum non può essere visto soltanto come un'attività di salvataggio in mare dei migranti, ma è soprattutto una missione per la sicurezza delle vie di navigazione, per il contrasto di traffici illeciti, per la cattura di personaggi che lucrano sulla vita di questi migranti. Dall'inizio dell'operazione, il 18 ottobre del 2013, oltre a vedere 45.000 esseri umani che sono stati posti in salvo, sono stati catturati centinaia di scafisti, assicurati alla giustizia e mandati in prigione.